comunista, un caro amico, un ragazzo che si sta, non so, sta facendo la nostra parte del gruppo e dei nostri soci. Un applauso per Gianmarco! Quando noi eravamo piccoli non c'era questa smania dell'essere sempre in salute, no? Ci diceva che se stavi male in qualche modo il tuo corpo si fortificava. Mia madre, ad esempio, seguiva il consiglio di uno di quei pediatri che dicono che le malattie dei bambini è meglio farle da piccoli che da grandi. E lui non era un pediatra qualsiasi, era un grande stronzo questo. Sì, perché scusatemi, questo pensava che da grandi aveva avuto tanti anticorpi da evitare di restare a letto con la diarrea. Ma io ho letto con la suina, ci sarei andato volentieri, lo so anche voi, anche con l'australiana, non facciamo discriminazioni adesso. Poi gli esperti hanno visto la mia foto e mi hanno ingaggiato come anticoncezionale, sono il secondo anticoncezionale vivente al mondo sotto Mara Maionchi, probabilmente. Ovviamente sono anche l'unico uomo a essere sotto Mara Maionchi da anni, voglio dire, no? Perché la mamma sa essere previdente, lei gli dice, e perché sai se poi la malattia va da grande, poi è peggio. Ma chi l'ha detto che da grande dovrei prendermela, dico io, allora già che ci sei a 2 mesi, allattati con il naso, che così ci portiamo avanti per romatismo, sotto Romi. Che a 2 mesi mi scopri nel box mentre mi fumo Winnie the Pooh, non lo so. Capisco la prevenzione, però insomma è come se tornassi dal dentista per un'estrazione e quello visto che si limita anche la vasectomia, cioè non lo so, dai. A 2 mesi ero paranoico anche io, quando mamma mi preparava il latte in polvere mi domandavo se erano 180 grammi di latte milupo o 20 grammi di coca colombiana, per punto. Perché insomma, veramente io ho vissuto un'infanzia piena di macchie sulla pelle, ricoperto da piaghe, con tutte queste malattie, i miei mi portavano allo zoo, dovevo prendere un biglietto per farmi entrare, ma anche quello per farmi uscire, perché poi veramente mi veniva una febbre così alta che io e il umidificatore Bagheri scendevamo per strada col cartello meno umidità per tutti. Era una farmacia ambulante, ero talmente pieno di antidolorifici e antinfiammatori che se mi avessero fatto l'antidoto mi avrebbero squalificata vita anche dal gruppo Tour di Garda. Pantaloncini neri, super attillati, super aderenti, che sembra
setta il tapirulan sulla modalità giro pisciatina del Chihuahua, mentre i primi 5 minuti di passeggiata sul cellulare comincia a cantare non ti lascio sola, bella coccolona. E la seduta successiva tutti quelli che sono in palestra vengono a sapere che lei ha le sue cose, che la sua amica al telefono certo è svaginale e che la sorella invece la chiama Nalle di Troia, non perché è una regina, Gianmarco!